Una parte va bene e una parte no, però non è solo Berlusconi, c'è anche altre cose da guardare. Vediamo quello che ha ammazzato 3 persone a Milano, quella la legnata che ha dato. Quello ha detto niente, nessuno, tutto silenzio. Qua televisione tutto il mondo per vedere tutto questo casino che ha fatto. Perché dopo se va via lui, chi è il statista italiano? C'è qui nessun italiano, in Italia c'è nessun italiano che è capace di andare a fare il governo. Mi dispiace perché umanamente sono 20 anni che lo tagliano a pezzi. Mi dispiace. Il processo Berlusconi? Sulla condanna della Cassazione. Non saprei cosa dirle. Certo che a forza di processi, alla fine volevano condannarlo e ce l'hanno fatta. Ma secondo me la magistratura si è accanita contro di lui abbastanza e non ha, secondo me non aveva fatto tutto quello che ha fatto. Le sue colpe le ha, però è stato condannato per una cosa dove secondo me non c'erano delle prove. Poi la penso così, è ammirato anche la stabilità del governo, cioè vai a processare uno che può farti cadere il governo dopo 2 giorni, secondo me non era, in questo momento non era giusto, poi la penso così. Sono molto contento, aspettavo questo momento qua. E siamo stanchi di gente che ci sfrutta e ci porta via tutto e racconta un casino di balle la gente. Purtroppo hanno confermato quello che era già previsto, no? Era già previsto, di conseguenza non penso potevano poi cambiare più di tanto. Lei è contrario o favorevole? Ma per me è indifferente, perché ormai la cosa si è trascinata da troppo tempo. Sono contro Berlusconi, la condanna a 4 anni, cosa ne pensa? Era ora. Per me è una contraddizione, perché si dimezzano la pena accessoria, anche il reato deve essere pari alla riduzione della pena accessoria. Quindi lì qualcuno i conti li ha fatti errati. Comunque non capisco come mai, se lui ha questi 7 milioni di euro, poteva fare una sanatoria e pagare la differenza, i soldi non gli mancano.